Anche Twitter sta investendo notevolmente sulla ricerca dei suoi contenuti. Pensi che questo comporti delle nuove strategie SEO? Beh, direi che come abbiamo accennato nella prima parte, nella prima domanda, Twitter, diciamo, dà una risposta molto veloce e facilmente percepibile nel SERP di Google nel momento in cui viene linkato qualcosa, o comunque viene, scusate, linkato è troppo, diciamo, già specifico, ma semplicemente viene scritto qualcosa all'interno della propria casella che faccia riferimento, faccia capo a una parola chiave, un argomento di discussione, magari in quel momento hot, se così vogliamo chiamare, all'interno delle ricerche quotidiane che vengono effettuate all'interno di Google. Sicuramente c'è una relazione tra quello che è i risultati che provengono da Twitter e le ricerche che vengono effettuate all'interno di Google. Infatti, sicuramente quelli che sono i termini di ricerca del momento, ma anche i termini di ricerca globali che vengono pubblicati da Twitter tutti i giorni e aggiornati in tempo reale, sicuramente sono utili, ma per quello che mi riguarda, almeno lato SEO, se posso dire la mia, sono utili sotto un altro punto di vista, ad esempio per identificare nuovi business. E sono alcune volte, soprattutto per quanto riguarda cose che provengono dagli States o comunque da altre parti del mondo, ci sono dei termini che poi diventano di uso comune che su Twitter vediamo con largo anticipo. Parole che poi magari possiamo anche utilizzare e trasformarle in italiano per poi renderle qualcosa di più tangibile in un nuovo business, in qualcosa che invece magari non è strettamente legato all'informazione. Proprio perché non solo Twitter, diciamo che aiuta a condividere cose della vita quotidiana, quindi quando andiamo a cercare le ricerche più frequenti che vengono effettuate all'interno, scusate, non la ricerca, al contrario, gli input più frequenti che vengono effettuati all'interno di Twitter, troviamo spesso parole come nomi di persone famose, per esempio perché magari quel giorno sono morti, oppure perché è l'anniversario della nascita e quindi Google ce l'ha anche ricordato prima con un logo, qualcosa del genere, insomma. Ma in altri casi invece troviamo parole che sono strane, forse anche incomprensibili, non collegate a nessuna area geografica o a altre cose. E magari ci sta semplicemente arrivando un termine che è un neologismo che fa capo a un nuovo business. Su questo punto di vista mi soffermerei come utilizzatore di Twitter, se lo voglio chiaramente abbinare al marketing e non semplicemente al semplice utilizzo da utente standard, e nello stesso tempo invece lo utilizzerei come nel nostro caso facciamo già un esperto SEO, siamo un sito di formazione collegato ai risultati anche Google News, sicuramente lo utilizziamo per vedere quello che è il buzz generale, cioè di cosa parla il mondo, non solo l'Italia, di cosa parlano tutti in quel momento specifico, perché l'informazione è una cosa molto definita temporalmente nel tempo, ma soprattutto anche nell'arco di una giornata. Quindi se io andando su Twitter adesso mi rendo conto che tutti stanno parlando di Emanuele Tolomei, probabilmente perché ho detto qualche insulto nei confronti di Berlusconi e quindi automaticamente stanno sollecitando una guerra nei miei confronti. No, vabbè, a parte questa esternazione, direi che è importante seguirlo soprattutto da un punto di vista della sua temporalità, cioè il valore grande che ha Twitter è quello di farci percepire delle cose che avvengono in quello specifico momento da tutte le parti del mondo, ma soprattutto con tutti i tipi anche di sistema di condivisione possibili. Per esempio, se succede una cosa, un incidente stradale adesso sulla 1 e uno ha soltanto un cellulare, magari un BlackBerry con un'applicazione di Twitter, magari scrive lì dentro e dice: guarda, mi è successa questa cosa, e tutti i contatti che lo vedono magari potrebbero intervenire anche nei suoi confronti, perché oltre al fatto di aver fatto una telefonata,
potrebbe non solo segnalare una situazione di pericolo nei suoi confronti, ma anche segnalare invece uno scoop, qualcosa di particolare. E non è detto che in quel momento abbia dietro un portatile con una connessione internet, piuttosto che una chiavetta DSL con modem, e quindi ha la possibilità di scrivere un post o altro, può soltanto twittare. Il valore aggiunto sta proprio nel twittare nel momento in cui accade qualcosa che vogliamo che tutti sappiano in quel momento. E se io sono stato attento a capire soprattutto quell'informazione da Twitter in quello specifico momento, diventa addirittura come dire, un TGCOM della situazione, un'ansia della situazione. La persona che scrive quella cosa è la fonte della notizia, e chi per primo pubblica una notizia, magari in tempo reale, che poi potrebbe suscitare anche nell'arco del resto della giornata un determinato seguito, potrebbe portare molto traffico all'interno del suo sito. Io direi che su Twitter, per il tanto, non mi soffermerei, anche perché oltre questa cosa a livello di utilizzo non me la sento di dare ulteriori spiegazioni o suggerimenti.